farti. Spero di farti. 9 regioni coinvolte, 26 eventi, 60 allenatori e 4.000 atleti con disabilità e non. Sono questi i numeri della 18esima edizione della Special Olympics European Football Week. Dal 19 al 27 maggio in 22 città italiane scendono in campo le squadre composte da giovani con disabilità psichica e sponsor senza disabilità. Come Gerald, rifugiato politico nel nostro paese, che ci racconta cosa significhi per lui giocare il calcio unificato. È molto emozionante giocare vedendo, cioè, la gente che su un'altra forma hanno la tua stessa difficoltà, però quando l'opportunità è data dobbiamo arrivare fino alla fine. Accanto a calciatori normodotati ci sono i ragazzi come Manuel. Qual è il bello di far parte di questa squadra? Che è il divertimento, la passione che hai. È importante impegnarsi, la prima cosa è divertirsi, poi se si vince o si perde è un'altra cosa. I giochi nascono dall'intuizione di Eunice Kennedy, che avendo una sorella affetta da disagio mentale capì il ruolo inclusivo che lo sport poteva giocare nella vita di queste persone, e l'importanza del gioco è ribadita anche dal presidente Romiti. Noi chiamiamo sempre queste manifestazioni giochi, non campionati, non tornei, non... proprio perché è giocando insieme, stando insieme, che ottengono determinati risultati e soprattutto che diventa più facile apprezzarsi, capirsi, stare insieme e raggiungere insieme dei begli obiettivi. Le maglie delle società di Serie A saranno messe all'asta per finanziare la trasferta della squadra italiana che parteciperà alla Special Olympics Unified Cup a Chicago dal 17 al 21 luglio. Per questi atleti il risultato più importante sarà dimostrare come in campo e nella vita siamo tutti membri di una stessa squadra.